Oggi è stata una giornata molto positiva perché la platea era fatta solo da ragazzi e abbiamo portato il messaggio del nostro direttore generale, l'avvocato De Maio, che ha impostato la programmazione dell'agenzia per l'anno 2019 tutta sull'inclusione, per cui tutte le opportunità che noi stiamo promuovendo tramite il programma europeo del Corpo Europeo di Solidarietà e del programma Erasmus, che incoraggia i giovani a fare esperienze di mobilità all'estero, sono orientati all'inclusione, per cui accolgono non solo i ragazzi che hanno dei bisogni speciali più particolari, che possono avere qualche problematica, ma soprattutto ragazzi che non necessariamente hanno già delle qualifiche, per cui sono aperti a chiunque, anche a coloro che non hanno già avuto esperienza di conoscenze linguistiche, di altre conoscenze di lingue straniere oppure di esperienza all'estero, e sono programmi che l'Agenzia Nazionale per i Giovani vuole attuare rafforzando la partecipazione diretta dei giovani e l'approccio verso l'inclusione a tutte, aprire di più l'agenzia e le opportunità che noi offriamo attraverso 3 bandi all'anno. Sono 3 bandi a scadenze fisse, che sono febbraio, aprile e ottobre. Sono 3 scadenze nel Corpo Europeo di Solidarietà e 3 scadenze nell'ambito di Erasmus, per cui di fatto si sono raddoppiate le opportunità per i giovani italiani ed europei.